Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Come vi ho anticipato nello scorso video, oggi parleremo di spaced repetition e di come organizzare lo studio. Prima di andarvi a parlare di spaced repetition, ossia la ripetizione dello studio di uno stesso argomento più volte, distanziando queste ripetizioni nel tempo, vi vorrei invitare a riflettere su quello che di solito facciamo quando decidiamo di iniziare a studiare e a prepararci per un esame. I primi giorni di preparazione all'esame ce la prendiamo con molta calma e ci dedichiamo ad attività che ci richiedono poco sforzo, come ad esempio la lettura, la sottolineatura, la riorganizzazione degli appunti. Poi, quando mi accorgo che ormai l'esame è vicino e non posso più rimandare la fase di studio vero e proprio, faccio delle sessioni di studio lunghissime, cercando di ripetere tutto il programma in una volta, e faccio quello che in inglese viene definito cramming, che letteralmente si traduce con stipare il nostro cervello di informazioni, sperando che almeno qualcosina possa essere trattenuto nella memoria a breve termine per riuscire a passare l'esame. Questo approccio si rivela spesso disastroso perché quando arriviamo vicini all'esame ci rendiamo conto che il tempo che ci è rimasto non ci basterà mai per studiare tutto quello che dobbiamo studiare e ci troviamo così magari a studiare solo parte del programma e quindi a non essere preparati in modo adeguato e completo. Come abbiamo visto nello scorso video, il nostro obiettivo quando studiamo non dovrebbe essere quello di semplicemente immagazzinare temporaneamente le informazioni nella memoria a breve termine. Dovrebbe essere quello di consolidare queste informazioni nella memoria a lungo termine per poterle gestire al meglio e averle pronte a disposizione da utilizzare al momento dell'esame. Abbiamo anche visto che per consolidare efficacemente informazioni e concetti nella memoria a lungo termine abbiamo bisogno dell'active recall, ossia del processo di richiamo attivo delle informazioni. Le cose sono ulteriormente complicate dal fatto che ogni informazione che andiamo ad acquisire studiando non viene conservata in eterno nella nostra memoria, ma subisce un progressivo declino della sua conservazione seguendo la cosiddetta curva della dimenticanza. Ed ecco qua che entra in gioco la spaced repetition, perché infatti per essere in grado di interrompere questa curva della dimenticanza e quindi favorire la conservazione delle informazioni nella nostra memoria, è necessario andare a praticare il richiamo attivo o active recall con certi intervalli di tempo all'inizio per essere in grado di apprendere la nuova informazione e successivamente per consolidarla e conservarla il più a lungo possibile nella nostra memoria a lungo termine. E qua ho introdotto un concetto fondamentale che ci tengo a sottolineare. Deve essere chiaro che le tecniche di active recall non sono semplicemente tecniche di revisione, sono tecniche di apprendimento. L'active recall non mi serve solo per ripassare, mi serve per imparare. Mi spiego meglio. Quando entro per la prima volta in contatto con una nuova informazione, ad esempio leggendola su un libro oppure sentendo per la prima volta in classe a lezione, io mi trovo davanti a qualcosa di completamente nuovo, il che significa che nel mio cervello non esistono ancora sinapsi e circuiti neuronali collegati a quell'informazione. Dovrò pertanto mettermi al lavoro per comprendere, apprendere e memorizzare questa nuova informazione. Inizio subito il giorno successivo andando a cercare di richiamare attivamente ciò che sono in grado di ricordarmi. Prendo un quaderno, oppure il computer, oppure la lavagna e vado a scrivere. Molto probabilmente le informazioni che riuscirò a recuperare saranno molto frammentarie e probabilmente anche piene di errori. Ma non importa, scrivo, vado a ricontrollare e a correggere quello che ho sbagliato e lascio da parte. Il giorno dopo vado a fare un altro tentativo, cerco di richiamare attivamente quello che mi ricordo e cerco di evitare gli errori della volta precedente. Ancora probabilmente farò fatica perché le informazioni sono ancora labili nella mia memoria, però giorno dopo giorno, ripetizione dopo ripetizione, mi accorgo che inizio a commettere meno errori rispetto alla prima volta.
Via via mi accorgo proprio che mi risulta più facile richiamare attivamente queste informazioni. Via via mi accorgo che le sto consolidando nella mia memoria a lungo termine. E più mi sento sicura, più posso iniziare a spaziare maggiormente le ripetizioni nel tempo, ogni 4, 5, 6 giorni. Ed ecco che, abbinando la pratica dell'active recall con i principi della ripetizione spaziale, riesco finalmente nel mio obiettivo di apprendere nuove informazioni e concetti e di consolidarle al massimo nella mia memoria. Perché dopo un po' di tempo che vado a praticare l'active recall su uno stesso argomento, riesco finalmente a non dimenticarlo più. E come organizzare in pratica queste ripetizioni spaziali? Assolutamente non vi voglio incoraggiare a creare delle timetable deliranti in cui vi calcolate gli intervalli di tempo necessari per ciascuna ripetizione. Questa sarebbe solo una perdita di tempo. Il consiglio che vi do è quello di organizzare la giornata di studio in modo tale da avere sia tempo per l'acquisizione di nuove informazioni, la lettura di nuovi capitoli, nuovi argomenti, sia al recupero attivo degli argomenti fatti nei giorni precedenti. In generale, prestare attenzione a non lasciar passare troppo tempo senza andare a recuperare gli argomenti già fatti. La cosa importante è avere sempre questo effetto test nella nostra preparazione, abituarsi ad essere messi alla prova per poi essere in grado di dare il nostro 100% quando poi siamo davvero messi alla prova durante l'esame. E lo so ragazzi, è faticoso studiare in questo modo, ma ricordatevi che se sto faticando vuol dire che sto davvero studiando. E questo tempo che dedico allo studio è tempo che davvero mi serve per la preparazione all'esame. E alla lunga abituarsi ad approcciarsi allo studio in questo modo ci permette di ottimizzare e ridurre i tempi di preparazione all'esame. Perché si evita di perdere tutti quei giorni o a volte settimane in queste attività di pseudo studio che sì, non ci costano fatica e sono facili e confortevoli, ma che poi alla fine ci servono a poco. Spero davvero di essere riuscita a darvi dei consigli utili. Per qualsiasi domanda o chiarimento lasciatemi un commento sotto a questo video e se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciandomi un pollice in su. Su questo canale torneremo spesso a parlare di tecniche di studio attivo e in generale di consigli per l'università e la produttività. Quindi se siete interessati a questi argomenti iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fin qui e ci vediamo se vi andrà lunedì per il prossimo video. Ciao!